Questa sera sono ancora più emozionato dopo 3 anni di presentare. Ladies and gentlemen, it's a pleasure for me to introduce you Federica Lombardo. Share a mind.
Lombardo, Fede, rimani qua un secondo, così poi i nostri tecnici possono anche spostare il microfono. Priolo, tenetevela stretta questa qui, eh? Tenetevela stretta. Io ho i brividi, non so voi. Io ho i brividi questa sera. Federica, straordinaria. Anche perché, scusate se faccio questo piccolo inciso tecnico, non fosse altro perché da uomo di marciapiede, nel senso che ho calcato da parecchi anni. Buonasera, la signora Rizza, come sta? Dov'è suo marito? Ho visto che si era seduto prima per ascoltare Federica, sta arrivando il nostro primo cittadino. Un piccolo inciso, perché sicuramente anche l'amico Angelo Palumbo sarà concorde col sottoscritto. Lei ha un'estensione vocale straordinaria, l'avete sentita? Cioè, sì, no, Federica, veramente, perché quanti anni hai, scusami? 13. Ecco. Cioè, tanto per capirci, lei ha 13 anni, deve ancora crescere,
guardate con che padronanza sta sul palcoscenico. Non so se Angelo, io un sacco di tempo che non vedo una ragazza, una ragazzina, perdonami se ti chiamo ragazzina, hai 13 anni, sei veramente molto giovane. Ma il merito di chi è? Di papà, di mamma? Tuo. No, chi è che canta bene in famiglia? Ci sarà o meno? La mamma. La mamma. È una famiglia di... Tutti sono abbastanza intonati, cioè non è... Lei è sempre molto emozionato quando deve parlare, ecco. Io non so, vorrei mettere nella tua persona, allora, quando ti hanno chiamato la prima volta in quella trasmissione che ha avuto un successo, c'era 7 milioni di telespettatori, ti lascio una canzone, questa sera lei ci lascerà più di una canzone, sarei stata, cioè, Federica vieni, sei svenuta, cosa hai fatto? No vabbè, ma abbiamo provato poco tempo prima, perciò la tensione si era scaricata un po'. Cioè, ormai eravate entrati in confidenza con Antonella Clerici, davanti alle telecamere. Però quando hai tutti quegli amici accanto non dai... Non puoi vicino al microfono, c'è una voce incredibile tu quando canti. Non dai molto occhio alle telecamere, come se... Non te ne accorgi, infatti. Poi la bellezza è proprio questa. Cioè, avete visto anche la padronanza del palcoscenico? Allora, lei oltre a cantare canzoni di Whitney Houston, i grandi interpreti che vi posso assicurare che sono molto difficili perché hanno un'estensione vocale pazzesca, cioè si va da un basso basso molto alto, hai fatto un acuto straordinario, lei personalizza anche queste canzoni, che è ancora la cosa più difficile, perché come mi insegna il sindaco, buonasera Antonello Rizza, l'ho visto entrare, che canta, poi lo sentiremo cantare più tardi, no, me l'avevano messo in scaletta, sindaco, no, questo c'è... Fa di tutto, ma quello no, ma questa sera ce lo risparmia questo sindaco. No, ho visto che veramente hai un'estensione e ti vai a personalizzare anche le canzoni, che è la cosa più difficile, perché è un conto fare una cover esattamente tale quale come la canta un interprete, tu invece anche Penso a te l'hai fatta tua. Sì, sì. Che è una canzone che tu ascoltavi quando ascoltai che c'hai 13 anni, cioè magari non sei nemmeno, non c'eri nemmeno tu quando è nata quella canzone. Forse no. No. Comunque. Erika Lombardo. Baby, you're